Monastir Rinascita, quindi sui campi di Treviso, Paolo Signorini, io stavo guardando appunto il calendario dove mi veniva in mente che Paolo Signorini, poco prima che l'inizio della stagione, sembrava approdasse a Treviso e poi è rimasto a Modena nella Rinascita. Quindi primo set a Treviso, vince per 8-7 il primo set individuale Paolo Signorini su Pasquale D'Alterio. Noi passiamo dal individuale alla terna, dove già direi anche un po' è stata rocambolesca la fine del set, del primo set, dove aveva la possibilità di vincere il set conducendo per 6-5 la Virtus, con un errore da parte di Savoretti che non ha colpito la boccia del punto ma ha colpito il pallino è tornato a metà campo regalando 3 punti e il set a Ancona 2000. Il punteggio in questo momento è di 2-0 per la Virtus L'Aquila. Vediamo Federico Patrignani, vedete sullo sfondo Mirko Savoretti, vediamo far gioco Patrignani, colpisce e porta il pallino nel lato opposto del campo. Io direi che tutto sommato in queste circostanze gioca anche la fortuna, per carità. Patrignani ha colpito bene, ma ha realizzato anche 3 punti. Questo è un bersaglio. Vediamo Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola a colloquio. Anche Marco Di Nicola va a consultarsi con i due compagni sul da farsi, ma direi che lì se è bersaglio bisognerebbe colpire. Ancora una boccia per Patrignani e l'ultima boccia per Mirko. Non sembra intenzionato a tirare, anche perché potrebbe anche lasciarne 3. Cerca con l'accosto di tamponare. Sponda che tiene e quindi non ci sono difficoltà per quanto riguarda, vedete, tirata molto bene, ma è uscita un pochino, poi stava rientrando di nuovo. Comunque è un punto, vediamo un po', Patrignani cercherà il colpo grosso qua, vediamo un po', prendendola dal verso. E poi dovrebbe anche passare, addirittura sotto mano la tira. Qui bastava colpirla bene, il sotto mano non lo so, non era il caso in questa circostanza poter fare un fermo o quant'altro. Non... Vabbè, comunque, un punto per Ancona e quindi il punteggio è 1 Ancona, 2 L'Aquila. Pallino in mano a Marco Cesini. Ripeto che al termine di questo set, durante il primo o secondo turno, noi ci collegheremo con tutti gli altri campi alla ripresa del secondo turno qui dall'Aquila.
vi daremo anche i risultati parziali dagli altri 4 campi, dove si stanno giocando gli incontri col Bordolo Beauville, la Pinetina Montegridolfo, Monastir Rinascita e Montecatini Montegranaro. Al tiro Marco Di Nicola. C'è un vantaggio. Probabilmente, sicuramente direi, ha dichiarato la boccia del punto. E nonostante il bersaglio, vedete, c'è un vantaggio perché ha colpito solo il pallino e non è valido. Se colpiva la boccia e muoveva il pallino, e in pratica il gioco è semplice. Vediamo ora. Marco Di Nicola, questa volta dichiara il pallino, colpisce e nullo, quindi gioco da rifare. Il capitano, come chiamato da tutti i suoi giocatori, Marco Cesini. Un po' diciamo l'emblema, un po' il giocatore carismatico di Ancona 2000. E che crediamo, non solo lo crediamo, ne siamo certi, riesce col suo carisma a creare una certa armonia in tutta la squadra, rendendola particolarmente insidiosa per gli altri, perché? Perché oltre ad avere attorno a sé come compagni giocatori validi, cosa che non guasta è la grande amicizia che regna in questa squadra e direi soprattutto anche il merito proprio del loro capitano che è Marco Cesini. Li ricordiamo poche settimane fa, proprio al Gran Premio Città di Varese, dove 4 maglie gialle si sono disputati la finale, direi tra Cappellacci e Patrignani e Manuelli Cesini. In pratica sono la forza di questa squadra e che hanno dimostrato prima che iniziasse il campionato la loro forza. E non è facile in un contesto come il Gran Premio Città di Varese, dove ci sono dei premi particolari e c'erano la maggior parte, c'era una concomitanza, un'altra gara del FIB, in un'altra, mi sembra, Latina, e quindi però direi che tantissimi bravi giocatori erano presenti, quindi portare due coppie in finale è un grande merito per questa società. Hanno battuto agevolmente nella prima giornata Monastir e se qui continuano di questo passo, direi sbancare l'Aquila non è mai facile e quindi questa potrebbe essere un'altra dimostrazione di forza. Vediamo un po' Marco Di Nicola al tiro, giocatore abbastanza giovane Marco, e giustamente l'Aquila ha pensato a lui di inserirlo nella formazione, c'era già, però non con, non
non diciamo come titolare, hanno pensato di non sostituire Gianluca Emanuelli, un grande del boccismo non solo nazionale, con questo giovane che ha l'opportunità perlomeno di farsi le sue esperienze. Non gli manca sicuramente non solo la bravura e la tecnica, ha bisogno solamente di credere in se stesso, e questo lo si ottiene solo con giocando e confrontandosi, direi, con i migliori, e che nel campionato di Serie A sicuramente li incontra tutti i migliori che ci sono in Italia. Vediamo questo tiro, è Mirko Savoretti che sta tirando, 2-1 il punteggio a favore dell'Aquila, vediamo come va a finire questo, questa tornata sottomano di Savoretti. Sposta anche una boccia a fondo campo, vediamo, mi sembra che ci siano almeno due punti a terra per l'Aquila, ma ce lo dirà l'arbitro. No, solo uno, un punto, e quindi 3-1 in favore dell'Aquila. E in questa occasione è Giuliano Di Nicola, tiro corto sulla sponda laterale sinistra. Scusateci per l'interruzione, ma come vi dicevamo siamo in contatto con gli altri campi, ogni tanto ci arriva una telefonata per gli aggiornamenti, però crediamo comunque di darvi, di farvi cosa gradita per darvi il punteggio che arriva da Colbordolo, entrambe le i set degli individuali vinti da Porrozzi, ci sembra che il secondo set mi abbiano detto 8-1, comunque entrambi i set degli individuali vinti da Colbordolo, e in particolare Porrozzi su Fabio Palma, e quindi 2-0, mentre ancora a Colbordolo non è terminata la prima terna, che a questo punto sta 6-6. Questo è appunto il punteggio della terna, primo set Colbordolo-Beauville. Vediamo, torniamo qui in diretta da L'Aquila. E Giuliano Di Nicola. Tocca leggermente la sua, sicuramente ci sarà un vantaggio, altrimenti potrebbero essere anche due punti. Eccolo. L'arbitro rimette a posto, e quindi quello diventa il terzo punto, tiro di volo per Andrea Cappellacci, sempre in crescita questo ragazzo, di anno in anno, ha iniziato il campionato in modo strepitoso in Ancona con delle bocciate che abbiamo visto nei vari filmati di una televisione marchigiana, e precisamente TVRS, del nostro grande Maurizio Marinelli, presente in Ancona, e ha filmato quasi tutto l'incontro, poi facendolo gustare il martedì
agli appassionati delle bocce marchigiane. Quindi abbiamo visto un grande Andrea Cappellacci. E con due bocciatori di questa portata, ecco, qui vorrei soffermarmi un attimo, non credo che altre squadre abbiano dei bocciatori come Cappellacci e come Manuelli. E quindi il colpire al 90-95% sono poche quelle società che hanno giocatori di questo livello. Anche in questa circostanza Cappellacci addirittura ha colpito due bocce, vediamo un po' se passano sicuramente al pallino, vediamo Marco Di Nicola al tiro sul pallino, lo colpisce ma non tanto bene, il punto rimane a Ancona 2000. Due bocce per Patregnani e stavo guardando Mirko Savoretti, ne ha un in terra e l'altra non lo vedo se è in campo o meno. ...4-1 il punteggio per l'Aquila. Vediamo questo accosto di Mirko, che è l'ultima boccia e Patrignani ne ha due, quindi possibilità per Ancona 2000, non sappiamo nemmeno se ha tolto questo punto. Sì. Sì, perché vediamo Patrignani che va al tiro. Vediamo un po' se tira sottomano, anche sottomano, eccolo qua, sottomano. Bella, bellissima, è un fermo. Letteralmente, addirittura colpisce anche una boccia lontana, c'è la possibilità di misurare che siano già tre in terra. L'arbitro va alla misurazione, credo che... E poi no, c'è un'altra boccia corta, no. Eventualmente, non credo che, vedete, Savoretti fa segno a Patrignani di venire su con la boccia in mano, quella non ci sono dubbi, viene concessa. Ora l'arbitro potrebbero, tre sicuri, ma potrebbero essere anche quattro. E quindi grande balzo in avanti in questo set per Ancona 2000 che era sotto per 4-1. Vediamo l'arbitro che cosa segnerà, o tre o quattro. Tre punti. Tre più uno, quattro pari. Se vorrà sperare ancora l'Aquila, dovrà vincere a tutti i costi questo set, altrimenti andare al giro, al secondo turno, con il punteggio di 0-4. Sarà difficilissimo poi pareggiare il conto. Continua a giocare bene Marco Cesini, guardate, boccia ottima. Al tiro Marco Di Nicola. Punto preso ed è Cesini che va nuovamente all'accosto. Ancora un'ottima boccia, ancora Marco Di Nicola al tiro. Diciamo che la sposta, il tiro è valido, ma
il punto rimane. Buona la boccia di Giuliano, di Nicola. Ora cappellacci al tiro. È incredibile. Pallino pulito e quindi vantaggio, ha dichiarato la boccia del punto. Era un bersaglio strettissimo, quindi direi 95% di possibilità di colpire la boccia, ma ha colpito il pallino solo e di conseguenza ha recato il vantaggio all'Aquila che, vedete, l'arbitro riposiziona il pallino. Questa volta Cappellacci colpisce bene ed ora Giuliano Di Nicola che dovrà riproporsi in un valido punto se vorrà ancora sperare di raccogliere in questa tornata, dopo l'errore di Cappellacci. Patrignani va appunto su questa giocata di Giuliano, punto abbastanza buono, primo piano vedete di Cappellacci, Cesini e Marco Di Nicola. Vediamo un po' Patrignani che sta giocando veramente bene, continua a giocare bene. Prende nuovamente il punto in una posizione complicata per togliere questo punto in bocciata da parte di Mirko, in quanto la boccia sua è sotto rimpallo, ma prova ugualmente, sicuramente crediamo tira sotto mano. Ne ha le capacità e le possibilità di poter fare un'ottima giocata. Vediamo se il mio pensiero è valido. Tira sotto mano. Colpisce e porta via pulito. Il suo intento era, colpendo pieno, probabilmente avrebbe potuto imbarcare la sua, ma colpendo pieno col suo sottomano c'era la possibilità di rimanere lì. Comunque ottima la bocciata da parte di Mirko Savoretti. Ancora una giocata a punto di Patrignani, valida direi, molto valida. Leggermente dietro il pallino, boccia sola e quindi vediamo se Mirko riuscirà nuovamente a colpire la boccia del punto. Ancora sottomano, portata molto avanti per poter eventualmente saltare il pallino, così è, non era molto centrata, ma l'intento quella di portare via la boccia del punto, vedete il punteggio è di 6 a 4, erano 2, in quanto con la precedente bocciata era rimasto dentro, e di conseguenza Mirko questa volta regala 2 punti, diciamo, alla sua formazione. Regala, tra virgolette, in effetti i punti sono di tutti, non di Mirko, ma come in precedenza, diciamo, avevamo sottolineato le giocate di Patrignani nella precedente set, in questa circostanza direi che Mirko si è guadagnato, diciamo, la possibilità di dare 2 punti alla sua formazione. Questo è un bersaglio, tiro di volo da parte di Cappellacci che sbaglia pochissimo.
Ancora un'ottima boccia da parte di Giuliano, di Nicola, ancora una bocciata di volo da parte di Andrea Cappellacci. Ottima anche questa, tutte bocciate, guardate le due bocce sue, sono quasi equidistanti come direi entrambe le bocciate fatte quasi perfettamente identiche. Ora c'è un piccolo consulto da parte dei giocatori dell'Aquila, due punti a terra non possono essere lasciati là, vediamo, c'è un cambio di strategia, diciamo. Non si tira il pallino, ma è Marco Di Nicola che va a punto sul tiro corto, lasciando le bocce in mano, eventualmente a Mirko Savoretti. Non male questa giocata a punto. Ora altro parziale che viene da Colbordolo, 8-7 vince la Terna Colbordolo e quindi che si porta sul 3-0, diciamo che la matricola Beauville che in 15 giorni fa aveva battuto l'Aquila, oggi trova un ostacolo abbastanza insormontabile fino a questo momento da parte della formazione pesarese di Colbordolo che conduce dopo aver vinto Porrozzi 2-7 contro Fabio Palma. Anche la Terna, sono le 16 in questo momento, dopo un'ora e mezzo di gioco hanno terminato in questo momento vincendo per 8-7 il primo set della Terna, quindi 3-0 per Colbordolo, 3-0 anche qua per Ancona 2000 e 6-4 secondo set di Terna per l'Aquila. Altra giocata appunto per, vedete, due punti a terra della Ancona 2000. Ancora una giocata appunto per Marco Di Nicola che fino a questo momento ha fatto il tiratore di Terna e questa è una mossa tattica per lasciare in mano le ultime bocce a Mirko Savoretti, ancora una bocciata di volo. Ed è Federico Patrignani ad effettuarla. Non gli va bene, colpisce poco, si sposta il pallino, vedete, la boccia del punto rimane quella dell'Aquila. Ora ci sarà sicuramente un consulto, in quanto, ripeto, chiamano 6 i giocatori dell'Aquila, due bocce Cesini che dovrà tirare, dovrà accostare, dovrà giocarla, ecco la parola esatta, ma Mirko ha due bocce in mano e ha tutte le possibilità eventualmente con un fermo di realizzare due punti e questo gli porterebbe, avrebbe la possibilità direi di poter vincere anche in questo tiro, ma Cesini fa una grandissima giocata, boccia leggermente sul corto e quindi con possibilità di carambole o sul pallino o sulla boccia del punto. Vediamo che Giuliano Di Nicola sprona Mirko nel tirare questa boccia e non c'è altro da fare. In gergo calcistico si direbbe caracolla Savoretti, e lo è un po', in particolare prima di tirare una boccia ci pensa su tanto e cerca la concentrazione e anche in questa circostanza direi che è una boccia molto importante da colpire. Eccolo qua, colpisce, ma stiamo vedendo il suo disappunto e si è
appoggiato sulla lateralmente sulla sponda, e questo si potrebbe dire anche che non ha colpito bene, ma non è facile, alle volte la boccia del semipunto direi sì, era più lunga, ma circa un metro o 80 centimetri dalla boccia del punto. Comunque, questo è il gioco. Ci sembrano due punti dentro, sì, due punti bianchi, li vedete? Quindi due punti per Ancona 2000, terra, e Cesini ha una boccia. Vediamo se deciderà di tirare, ma io credo di sì. Potrebbe anche accontentarsi di venire a punto, è una boccia abbastanza grande. Vediamo un po' cosa decide Marco. Tira di volo. Vediamo. Bella, bravissimo il capitano. 2 a terra e dovrebbero essere 2 in effetti, e andiamo sul 6 pari. Molto combattuta questa partita, questo secondo set di terna. Sei pari, 3-0 conduce. Parliamo sempre di set. 3-0 conduce Ancona 2000. Come a Colbordolo, ripeto, 3-0 per Colbordolo sulle Beauville. Buona, buonissima. Ora Marco Di Nicola torna nel suo ruolo iniziale, in pratica quello del tiratore. Parte il pallino, vediamo un po' come va a finire a fondo campo. E la boccia bianca di Ancona 2000. Ed è Giuliano Di Nicola che cerca di andare a prendere quel punto. Ripeto, il punteggio 6 pari. Buona. Molto valida questa boccia. Riesce comunque a farsi notare, vedere da il bocciatore di Ancona 2000. Non penso, sembra che Cesini voglia andare a punto, ma no. E Andrea Capellacci che ci pensa in questa circostanza, vediamo un po' se riuscirà a colpire. La colpisce benissimo, applausi per lui da parte dei sostenitori dell'Ancona 2000. Almeno una decina qui sulle tribune del campo di Bazzano dell'Aquila. Ed è ancora Giuliano. Qui probabilmente si potrebbe anche concludere il set. Ben indirizzata anche questa boccia di Giuliano Di Nicola. Sembrano identiche, forse leggermente un po' più coperta. Questa volta non rischiano e vedete Cesini pronto per l'accosto.
tirata bene, ma perde la forza e vedete cade sulla sinistra, ora non si vede più. O appunto o il pallino, perché sulla parte sinistra c'è una boccia, però non, il pallino non è auspicabile perché le bocce, ci sono delle bocce corte, più corte, che sono della formazione dell'Aquila. Vediamo un po' se Patrignani si supererà anche in questa circostanza. Ha giocato benissimo fino a questo momento. Non riuscirei a dire altro. Sicuramente è un posto difficile per l'accosto. Provano a tirare nel secondo, terzo, quarto punto. In pratica è un trio di bocce, tutte e tre dell'Ancona 2000, e quindi bersaglio a tre. Tiro rallentato da parte di Andrea Cappellacci, che fa un grandissimo gioco, porta via la boccia del punto, realizza due, noi ne vediamo due, ma e la giocata è stata sicuramente valida. Adesso sono tre punti addirittura, e ora Mirko con Marco Di Nicola. Vedete tre bocce in mano per la Virtus L'Aquila, una sola per e lì sicuramente bisognerebbe tirare abbastanza forte in quanto le bocce potrebbero avere una spinta anche dalla tavola di ritorno e portarsi lontano dal pallino. Comunque tutti i discorsi sono, vedete, hanno chiesto time out, è sceso anche il CT di Notarquini. Tre bocce contro una, quindi la prima cosa da fare è cercare di spostare, di muovere, e sicuramente bisogna tirare con una estrema forza e non, secondo il mio punto di vista, e non le solite carrozzelle o tiri rallentati. Vediamo se Marco in effetti ha tirato una bella raffata, ha colpito in mezzo, il pallino per forza di cose era difficile che si muovesse perché era collocato in mezzo alle due bocce. Ora c'è la possibilità di prendere questo punto, ma teniamo conto che sono 27 metri circa. Una boccia per Federico Patrignani, due per Mirko Savoretti, che continua ad, vedete, campo che sono levigati al massimo, ma per Savoretti hanno sempre bisogno di essere ancora sistemati, ma è un modo di fare che ogni giocatore ha per concentrarsi meglio. Vediamo questa spinta anche con le mani di Mirko, si fa presagire che la boccia potrebbe essere corta e in effetti dovrà darci lumi l'arbitro, non riusciamo sicuramente a, sembra che sia preso il punto perché vediamo Cappellacci che sta discutendo con Cesini per come far giocare questa boccia a Patrignani. E invece il mio discorso non è valido perché il punto non è preso, quindi Cappellacci non parlava di cosa doveva fare Patrignani. Vediamo lo scorrere di questa boccia
verde della Virtus, questa è valida. Ora Patrignani viene a visionare il gioco da vicino, andare a punto, ci potrebbe essere la possibilità anche di dare partita, perché il terzo punto sicuramente deve fare pochissimo. Vediamo che cosa decide di fare Patrignani. Da quella posizione non crediamo che vada a punto, quindi vediamo un po', tira una carrozzella sul pallino forse. Non lo colpisce, ma non era poi, anche colpendolo non era facile poi realizzare il punto, anzi colpendolo in quella maniera avrebbe potuto anche tornare indietro verso le bocce verdi. Vedete il punteggio, 7 per l'Aquila, 6 per Ancona 2000. Giuliano Di Nicola, sempre su quella sponda sinistra, zona neutra, boccia buona, sembrano due pezzi, vediamo un po' se decideranno boccia di volo, anzi no, pallino, colpito da parte di Cappellacci e pallino che va fuori e tiro da rifare. Set abbastanza lunghi, non è ancora terminato il primo turno e siamo quasi alle 2 ore di gioco, 1 ora e 50. Boccia buona, cambio sponda da parte di Giuliano Di Nicola, tiro di volo da parte di Cappellacci. L'arbitro di partita è il signor Davide Matteocci. Vediamo un po' di chi rimane il punto. Colpita 2 volte. Sembra preso. E in effetti torna appunto Giuliano Di Nicola. Primo piano per lui. Era leggermente lungo, ma accompagna per circa 20 centimetri il pallino e quindi crea nuovamente un bersaglio. Tiro di volo. Siamo al limite, quasi sulla riga dell'acchito. Tiro di volo per Cappellacci, bravissimo, ancora colpisce. Punto, punto, vediamo un po', e Cesini che viene all'accosto, quindi punto prima. 7. L'Aquila, 6 Ancona 2000, punteggio 0 l'Aquila, 3 Ancona 2000. Buona giocata per Cesini, direi che la formazione di Ancona sta giocando veramente bene. Ha sbagliato niente in pratica Cappellacci,
Patrignani si è superato e Cesini ha sempre tenuto un'ottima media e nell'individuale non c'è nulla da dire perché Manuelli ha vinto entrambi i set contro Sebastiano Barbieri. Colpisce ancora Marco Di Nicola.